Io dico sempre, oggi c'è una nuova filosofia che dobbiamo abbracciare, una filosofia di necessità. Insomma, ormai dobbiamo entrare nell'ottica che le risorse qui del nostro pianeta sono scarse e dobbiamo anche renderci conto che il futuro, per esempio, non può essere un consumo di suolo indiscriminato. Abbiamo un patrimonio immobiliare vetusto, la rigenerazione urbana è uno degli obiettivi di sistema che il nostro paese deve abbracciare. L'abbiamo già sperimentato, super bonus 110%. Ha portato dei vantaggi enormi. Allora, i vantaggi economici sono chiari, li conoscete. Abbiamo avuto più 630.000 nuovi occupati, se parliamo del settore delle costruzioni e di tutto l'indotto. Ma anche perché, vedete, non è solo un problema di vantaggi economici. Cioè, la rigenerazione urbana ci consente di tagliare le emissioni di CO2, ci consente un efficientamento energetico, ci consente il taglio anche il risparmio, taglio dei costi. Quindi è un problema di sistema e quando parliamo di transizione ecologica, se tu contrasti questa misura vuol dire che non percepisci l'obiettivo, non condividi l'obiettivo della transizione ecologica. Perché questo è il modo migliore per perseguire la transizione ecologica, perché è un modo democratico, partecipato dal basso, diffuso, offerto a tutti e quindi ancora più efficace. So che non siete d'accordo sul salario minimo legale, però su questo noi riteniamo invece che si debba fare uno sforzo, un punto, forse l'unico per punto, però signore e signori miei, insomma, se fossimo stati d'accordo su tutto oggi. Quindi su questo punto noi invece siamo convinti del salario minimo legale, perché chiaramente anche lì, insomma, ci sono dei salari da 2, 3, 4 euro lordi l'ora e obiettivamente sono bassi.